Salve a tutti! Proprio un paio di giorni fa sono stato contattato da un cliente che voleva il preventivo per un impianto fotovoltaico proprio perché mi ha visto in questi video. Sono andato a casa sua e parlando dell'impianto fotovoltaico, di quanto può risparmiare, di come montarlo, eccetera, mi ha fatto una domanda particolare. I pannelli vanno o no puliti? Vediamo insieme qual è la risposta. Partiamo da un piccolo presupposto, ci sono due tipologie di manutenzione, c'è una manutenzione a livello elettrico, quindi a livello di quadrettistica elettrica, che deve essere fatta mediamente una volta ogni 5 anni, giusto per controllare che sia tutto funzionante, e poi c'è la manutenzione sui pannelli, ossia la famosa pulizia. Ha senso pulire i pannelli, sì o no? La risposta è banalmente no, non ha assolutamente senso pulire i pannelli, tranne in un solo caso. Perché per un impianto residenziale non ha senso pulire i pannelli? Semplice, perché il costo non è proporzionato ai benefici. Secondo voi, un impianto sporco, quanta energia perde? Quanta energia produce meno? Di un 5-10%. Economicamente? 5-10 euro? A dir tanto? La pulizia di un pannello, quanto può costare? 80, 100, 150 euro per pulire i pannelli? Ha senso? Se io spendo 100 euro per pulire i pannelli, avrò un vantaggio di 100 euro una volta che i pannelli sono puliti? Assolutamente no. Considera che ogni volta che piove o nevica, i pannelli subiscono già una loro pulizia. Ovviamente, se invece c'hai un nido di piccioni che ti sta scagazzando sui pannelli, allora la pulizia può avere un senso, perché allora lì sì che le perdite legate alla sporcizia sono importanti. Un caso in cui si consiglia invece la pulizia dei pannelli sono tutti gli impianti incentivati, ma non impianti di piccola taglia, impianti di grande taglia. Parliamo di impianti spesso posizionati sopra un'industria, sopra una stalla, un capannone. Soprattutto quelli posti su una stalla in campagna sono soggetti a una sporcizia molto importante, perché parliamo del fieno, della polvere, comunque ci sono gli animali che si muovono, possono alzare tanta polvere, e allora lì sì che i pannelli possono subire un calo importante, giustificato a livello economico, perché sono impianti ovviamente che costavano tanto e che hanno gli incentivi, se producono poco incasso poco, quindi lì la pulizia ha senso valutarla. Quindi, ricapitolando, se è un impianto domestico, lascia perdere che ti promette la pulizia, serve solo per tenerti fidelizzato, mentre se hai un impianto di medio-grande dimensioni puoi contattarci e faremo un preventivo per la pulizia del tuo impianto. Se hai trovato interessante questo video, metti un bel mi piace. Cliccando qua ti iscrivi al canale, mentre qua avrai un altro video adatto alle tue esigenze. In descrizione troverai tutti i link al nostro sito e i recapiti con cui potrai contattarmi per avere un preventivo personalizzato sul prodotto ideale per farti risparmiare.